I soccorritori sono ancora al lavoro a Virginia Beach, negli Stati Uniti, dove un caccia F-18 della US Navy si è schiantato a pochi minuti dal decollo, precipitando su un complesso residenziale. Al momento si registra solo qualche ferito, ma i vigili del fuoco cercano eventuali dispersi. Un testimone oculare racconta l'incidente. Ho visto, spiega Pat Kavanagh, che uno dei piloti era a terra con il paracadute ancora appeso a un edificio. Era ferito al volto e sono corso fuori per vedere se lo poteva aiutare. Si è scusato, aggiunge l'uomo, per aver colpito il nostro complesso, ma io gli ho detto di non preoccuparsi, che tutto sarebbe andato bene. Adesso pensiamo a mettere tutti in salvo. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da appurare e intanto l'immagine di uno dei motori in fiamme tra le case, con le sue suggestioni da cinema di fantascienza catastrofica, ha già fatto il giro del mondo.